Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Quest'ultimo periodo il trapano alle 2 del pomeriggio e alle 3 del pomeriggio è un po' pesante. Questi giorni mi è capitata una cosa stupenda, una cosa bellissima, una cosa indescrivibile. Alcuni di voi già l'avranno visto su Twitter, su Instagram, su Snapchat. Su Snapchat sono Leo De Carli Off. Sicuramente me lo chiederete qua sotto, quindi ve lo dico già subito. Però bando alle ciance, benvenuti in questo nuovo video dove vi porto con me a fare una cosa che sinceramente mi ha cambiato la vita. Ragazzi, fa veramente un caldo della Madonna. Ormai ho deciso di portarvi sempre con me ed è per questo che vi faccio vedere una cosa. Allora, che c'è sta qua dentro? Volevo farvi una sorpresa. Ma non vi spoilerò nulla perché io sto andando in questo momento a Piacenza. Vi porto insieme a me perché volevo farvi vedere una cosina che spero vi piaccia. Come dicono a Milano, figa, ma siamo fuori? Ma che caldo fa, raga? Allora, fa un caldo, ragazzi, veramente. Io, mamma mia. Vabbè, comunque, partiamo. Cintura because is fundamental. And auricolari sempre quando guidate. Ragazzi, stiamo entrando in un luogo molto speciale. E qui ci metterò la mia nuova fidanzata. No, Robespierre! Robespierre, il padrone di casa. Eccoci qua, avete già fatto un bel cazzo di casino. Tutti questi gattini sono dei trovatelli. E siccome io... Mamma mia che cagata, zio. Robespierre, era qua lui. Robespierre, ma quella lì? Saluta la telecamera. Robespierre il gatto sveglia. E lui dovrebbe essere la mia nuova mascottina. Facciamo un bel zoom sul culo del gatto, guarda come viene bene. Enorme. Sì ragazzi, annusatela tutti quanti. E insomma ragazzi, dicevo, tutti questi gatti, allora lui, buon Luigi Cascata, lui è il nuovo San Francesco, è il San Francesco 2.0, perché trova tutti questi gattini, addirittura ce n'è uno che hanno lanciato da una macchina, queste persone di merda che pensano che i gattini siano dei peluche, ma purtroppo dovete sapere che non è così. Essendo dei gran figli di puttana, bravo, caga addosso quando dico queste cose. Caga, sì, faglielo vedere, ti cago in faccia, dillo. Questi sono dei gattini sfortunati, ma fortunati, perché appunto hanno trovato il San Francesco Cascata che li ha salvati. Oh, la bava di gatto qua davanti è nel festeggio. Robespierre, è la tua. E lui che hanno messo in faccia con la macchina, vero? Sì. Insomma ragazzi, lui praticamente salva questi amici. Dammi un bacio. Adesso mi graffia nell'occhio. Perdo l'occhio. Via l'occhio. E lui praticamente dovrebbe venire a casa con me. O già ci sarà venuto. Che è quello che è stato lanciato dalla macchina. Quel pilino nella cacchina. È stato lanciato. Bravo, adesso prendilo in braccio. C'è la merda, vai al bagno. Il momento di lavarsi le mani. Sono bellissimi, giocano un sacco. Sto facendo una pazzia nella mia vita. Cazzo di zanzara è questa? Un elefante. Tana di merda, questa attacca le malattie ai gatti, è morta. No, ho ammazzato. Ragazzi, la cacca, adesso ho capito i giapponesi a cosa si ispirano. Sono rimasto qui da solo insieme ai gattini. Guardate in che situazione sono. Chi è? Chi è? Questi stanno facendo botte in una maniera assurda, ragazzi, da un quarto d'ora. Stanno ammazzando i botte. Siamo quasi arrivati. Olè. Siamo arrivati. Welcome. Vieni patato. Vieni. Vieni amore. Dove vai? Vuoi già scappare? È super spaventatissimo. Si sta cagando addosso. Sta scoprendo casa. Quindi guardate che roba. Biccio. Guarda. Eccolo. Chi c'è? Che? Io direi che abbiamo quasi fatto amicizia. No. Ehi. Bro, divano tua nonna. Quanto durerà sto divano? Vieni qua, bicio. Vieni qua. Direi che abbiamo fatto amicizia. Oh, mi sta infilando il culo nell'orecchio. Ti hanno lanciato dalla macchina, con che coraggio. Ti mandiamo a fare un culo insieme? Fagli vedere il culo. Tiè. Dobbiamo mettere il pannolone? Così quando fai la cacchetta non puzzi di merdina? Togliamo un po' di roba. È piano, sai, io scemo. C'è qualcuno che adesso va a fare. Buonanotte. La mia prima nanna. Sì? Ciao. Saluta, ciao. Voilà. Ciao a tutti. Yo bro. Yo. Ciao ragazzi, lui è Bicio.
ed è un fortunatissimo micio. Fortunatissimo nel senso che adesso è stato un po' più fortunato, perché in realtà è stato lanciato da una macchina. Avete visto nel video, c'erano tanti. Molti micini spesso appunto rischiano la vita. E niente, è un gatto fantastico che adesso si suiciderà. Oddio! Saluto a tutti, ciao ragazzi, al prossimo video. A 30.000 like, nuova puntata con micio. Yeee, chiudi tu. Bravo.